via. Allora, rieccoci qui. Ciao a tutti da me, ciao. Da mio socio qui. Ciao, ciao, Andrea. Ciao, ben trovati. Cosa dici, Andrea, oggi? Dico, continuiamo a rimanere in casa. Dunque, per passare un po' di tempo insieme e distrarci un po' da questa situazione, noi abbiamo pensato di iniziare il nostro siparietto musicale con una cosa. Attenzione. Pezzo di pregio, mamma mia, attenzione. Mamma mia. Che roba. Questo qui è roba Eddie, serie. Per chi non lo sapesse. Sì, certo, questo è un album del 1988, che in realtà è il primo disco che ho comprato degli Iron Maiden a 16 anni, appena uscito. Poi ne ho comprati altri, ma non ce li ho qua. Tu, Andre, che dischi hai degli Iron? Io ne ho molti e negli anni penso di averli praticamente quasi tutti. E niente, quindi noi vi volevamo fare... Ah, attenzione! Iron Maiden, quindi mi vengono in mente le Stratocaster... leggermente modificate. Laggiù, truccatissime, potete vedere qui praticamente anche roba. La mia Stratocaster del 96, che aveva un colore che a me non piaceva granché, era un bordeaux metallizzato, insomma un colore che non mi piaceva, che è stata magistralmente riverniciata, come potete vedere, in Fiesta Red dal maestro Lallo, alias Carlo Carbone, che noi Amnesia Guitar. Bravo Lallo, grande Lallo, molto bravo. E ciò detto, noi vi facciamo sentire un brano da un album del 1984, quinto album in studio degli Iron Maiden, che si intitola l'album Power Slave, giusto Andre? Super album. Dunque, dentro Super. Power Slave ci sono vari pezzi e il pezzo probabilmente più famoso è questo qua. Plettro. Better call it gone. Evil, greed, on a demon seeds, on a devil, on a
grazie. Grazie. Molto bene, noi continuiamo. Continuiamo con Eddie, il mio pupazzo personale, fatto da Fabio Rubeo, guardate che roba. Super Eddie, con super i pezzi Fabio. Della 500, il radiatore, il pistone, le valvole. Super Fabio, super, super. E super. La chitarra fatta così, guardate, la chiave inglese, hai visto? Ah, è pazzesco. Spettacolare. E il corpo fatto con la catena della bicicletta. È un artista. Grazie Fabio, bellissimo, ci piace molto. C'è anche la luce dentro, cioè non so se avete visto. È full optional. Full optional. Roba pazzesca, aspetta, spegniamolo. E dunque, prossimo brano. Brano degli Whitesnake. Cosa dici, Andre? Come si chiama il brano? Il brano si intitola... Anno 16... di quest'album? 89. 189. 89, 89. Sleep of the Tongue è il nome dell'album dove suonava un tale Steve Vai. E insieme ad Adrian Vandenberg, penso che avesse voluto bruciare tutte le chitarre. Grazie.
Molto bene. Cosa dici, Andre? Terminiamo? Terminiamo, Noi vi terminiamo. ringraziamo molto. Grazie Vi davvero. facciamo ancora un brano dedicato sempre a chi ci dà una grossa mano negli ospedali. Continuate così, Grazie grazie davvero, mille, grazie, 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 grazie. grazie, grazie. E nei supermercati, in tutti i negozi che ci danno la possibilità di essere qui, non Altro che, morti di altro che. fame e ancora in Grazie. discreta salute. E in bocca al lupo a tutti. E sempre 1984 come Power Oh, sì? Slave, ma cambiamo completamente, giusto Andre? Leggermente più Genere? morbidi. Tu lo conosci Prince? L'ho già sentito. Mi è capitato. Prince and the Revolution, colonna sonora di un film che nessuno ha visto, penso, e si chiama come un brano invece che è famosissimo.
grazie, alla prossima e vaffanculo virus.